gioco non è possibile farlo, perché altrimenti loro non si attaccano a noi, capito? Non dobbiamo fare il gioco oggi. Chef, buongiorno. Benvenuti nello spazio del Cucinando con MD. Ma quanto parla lo chef, ma quante cose dice fuori onda. Pronti? Benvenuti. Benvenuti a tutto il pubblico di Mattina 9. Siamo pronti anche oggi per preparare insieme a voi, ma soprattutto per gustarci una nuova prelibatezza, una nuova squisitezza. E a prepararcela c'è sempre lui, il nostro chef Isidoro Ferrara, al quale diamo il benvenuto. Perché buongiorno, sempre... buongiorno. È sempre un piacere averti qua, chef. Piacere è tutto il mondo mio venire qui e fare quello che tu vuoi. Io sono sempre a disposizione. E oggi cos'è che facciamo che a me piace tanto? Vediamo un po'. Oggi abbiamo pensato di fare, quando ti ho mandato l'SMS, dobbiamo fare pappardelle con i gamberetti, i carciofi e le vongole. Però, e mi perdoneranno le nonnine, le mamme, perché sono sempre buone, hanno sempre la dolcezza del cuore. Ho comprato le tagliatelle fresche, fa niente, chef. Dico, non fa niente. No, va benissimo. Tutto a posto. No, perché capita... Non è che compri le tagliatelle fresche. Tu sei stato molto furbo, perché hai detto: guarda, io ce l'ho già nel frigorifero, porto quello che abbiamo usato l'altra volta. E non buttiamo niente in cucina, è giusto che sia così. Però capita così, molte volte che la mamma ti dice: vai a prendermi magari le pappardelle, e poi ritorni a casa e porti le tagliatelle. E la mamma si arrabbia: ma io ti ho detto pappardelle. Allora uno dice: ma che differenza c'è? Solamente un po' più, solamente di grandezza, di larghezza. No, si arrabbia. Se non porti a casa quello che loro ti hanno ordinato, ma lei ha detto di fare le pappardelle perché ci sono tutte le tagliatelle. Scusa, vabbè, perché sei talmente bravo, chef. Sei talmente idee, hai la fantasia al mille. Io non mi sono preoccupato. Io sono chef, l'ango di ricette, popolo che mi seguite. Languono le ricette, non ce ne sono più, finite, non ne ho più. Ma dai, che hai tutte quelle idee in testa. Tu, noi ce le inventiamo la notte. La dai, tu sei bravissimo proprio ad inventarle. Ma dai, merito, sai che ogni cosa poi va messa insieme, e quindi diciamo... abilmente tu lo sai fare. Complimenti. Va bene, certo. va bene. Allora, siamo qui per preparare insieme una nuova ricetta. Scopriamo gli ingredienti attraverso la ricetta, che sarà intitolata, chi lo sa, sapremo tra pochissimo quale sarà il titolo. Mi hai detto di non fare più le poesie. Io non le sto facendo no, più. No, mi mancano le poesie, chef. Non fare le poesie. Non fare le poesie. E non le faccio più le poesie, perché detto che poi gli amici di Milano si arrabbiano. Giustamente, che devo fare? Cosa può dire una mamma? Allora, il figlio parte, diventa ministro. Cosa vuol dire una mamma? Come sono disperata, hai capito? Ma non va bene. Dunque, le fettuccine prepariamo oggi. Eccole lì, fettuccine, carciofi, vongole e gamberette. Quindi si incontra un po' la terra con il mare e viene fuori questo cucina mediterranea, ricordatelo. Viene fuori questa bella creatura, la cucina mediterranea, con 350 grammi di fettuccine, 300 grammi di vongole, 200 grammi di gamberetti, due carciofi, mezzo bicchiere di vino bianco, dell'aglio, dei pomodorini, del sapo e pepe a vostro piacimento, e un poco, un filo di olio extravergine d'oliva. Prepariamoli, occhi alla ricetta, vediamo come chef Isidoro Ferrara. Queste sono molto facili da fare, perché a noi serve soltanto la parte del cuore del carciofo. Andiamo a prendere e la facciamo sottilmente, togliendoci tutto il fieno che c'è all'interno, ok? Quindi prendiamo solo la parte centrale, cioè la parte esterna del carciofo, togliendo quella parte, insomma, con tutti i peletti che sono dentro, insomma, che si chiama fieno, ok? Quindi lo facciamo a dadini piccolini e li mettiamo da parte, mano a mano li mettiamo da parte. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo intanto dire? Abbiamo già preso la, insomma, una pentolina solita, il nostro tegame con del levo, con dell'olio extravergine d'oliva. Questa qui provvisoriamente la mettiamo in acqua acidula, sale e limone, e la lasciamo in ammollo. Okay? Quanto tempo? Ma 5-10 minuti, tempo che preparo le altre cose che devi fare, ok? Quindi facciamo un altro pochettino. Io non faccio niente oggi, chef. Non lo so, oggi ti faccio riposare, ma tu lavori riposare, sì, tu lavori sempre tutti i giorni, qualche volta vieni qua in cucina, fai un sacco di cose, giustamente. È vero. Io ti faccio riposare a non fare niente. Io faccio un sacco di cose qui in cucina, non è vero che cucina, cucino sempre io, lei. Voi lo sapete. Non con la testa, solo con la testa, lei cucina solo con la testa. Non ti burlare di me, chef. Ma quando, cammina e passa, non ti burlare di me, la mettiamo qua dentro qua, e che volete. Ecco qua, quindi nella pentolina super mega padella riscaldante, dal cuore nobile come il tuo. Bravo, oggi cuore il cuore di pietra. Diciamo che il cuore nobile come è di pietra.
diciamo, chef, che Cuore Nobile e Non di Pietra sono il, tutto il pubblico di Mattina 9, sì, che assolutamente e con tanto affetto ci segue sempre tutti i giorni. Hanno una pazienza a seguirci, vado, ti posso assicurare che hanno proprio una pazienza esagerata. E dici che alcuni sono venuti anche a trovarti alle 12:25 di Giuliano? Sì, spesso mi vengono a conoscere, mi fanno un sacco di domande, ognuno dice mi fai una ricetta personalizzata, a volte gliela faccio, insomma, giusto per tenere, insomma. È vero, perché sono di moda la ricetta personalizzata, nel senso che la ricetta che fai per me deve avere l'esclusiva, agli altri non la devi preparare. Non deve essere preparata. Sta accadendo da lui, sta accadendo da te questa cosa. Così, chi la vuole, diciamo, vegana, chi, insomma, un sacco di cose. E però vogliono quel tocco personale che attraverso te diventa tuo, quindi anche poi dei clienti, degli ospiti che vengono. Certo. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo a soffriggere dell'olio con l'aglietto, noi inseriamo dentro il carciofo che abbiamo messo in emulsione con l'acqua acidula e lo facciamo. Quindi non si sciacqua. No, scusa la domanda inopportuna forse. Vedi, carciofi ne fa tanti, quindi giustamente. Cioè, non mi devi però non ti devi burlare di me oggi, perché sei partito con questa idea, io già lo so. Da quando non ti preoccupare, Mariuno, sai, il nostro popolo a casa. Difendetemi, mi raccomando. Difendetemi. Difendetemi. Quindi che cosa abbiamo fatto? Prendiamo i gamberetti, li abbiamo. Volete sapere cosa ha fatto? Li ha esuviati. Ma che cosa significa esuviare? Eliminare la parte interna del gamberetto, quindi abbiamo tolto la pellicola, diciamo, esterna, che è un po' duretta, la corteccia e poi li abbiamo esuviati, tolto quel filino nero che praticamente a volte è fastidioso, dà un brutto sapore, da quel sapore, quindi, il retrogusto un po' amaro, quindi, che non che cosa bene. facciamo rosolare insieme con i carciofi i nostri gamberetti, saliamo leggermente e poi i gamberetti subito cuociono. Sì, ma anche carciofi, non abbiamo nessun tipo di problema, perché a te la verdura piace croccante, quindi deve essere croccante, altrimenti diventa monza di nido. Ma anche in questo caso viene fuori croccante, sempre viene croccante, sempre croccante, quindi sempre. È sempre la stessa cosa. Quindi che cosa facciamo? Facciamo cuocere leggermente i gamberetti, nel frattempo facciamo i pomodorini, li tagliamo a metà, ok, in modo che dopo glielo andiamo però a il pomodorino è bello proprio schiacciarlo tra le mani, okay. Che dici? Adesso li schiacciamo. Fare così. Però esce tutto il succo. Bisogna fare attenzione che poi non si sporchi. Fa molto freddo per tutte parti, insomma. Quindi che cosa facciamo? Mettiamo all'interno, facciamo saltare, bagniamo con un pochettino di vino bianco. Questa è proprio facile questa ricetta. Questa è una ricetta molto facile, c'è l'incontro. Questa è tipicamente facile, come hai detto tu, chef, mediterranea, perché c'è l'incontro proprio tra la terra ed il mare. Viene fuori questa squisitezza che dovete preparare. Mi raccomando, preparate le ricette del nostro chef Isidoro Ferrara, ma soprattutto gustatele e poi successivamente, però prima di gustarle, postatele, fotografatele, inseritele sulla nostra pagina Facebook di Mattina 9. Non sarete giudicati, non vi preoccupate, però è un modo per stare insieme in allegria. Dov'è che si sta sempre in allegria? Torna con tavolo, si fanno i giugi, si chiacchiera, si litiga, si fa bene, però comunque a tavola, insomma, si risolvono un sacco di problemi. Perché noi oggi a tavola non ci siamo più, insomma, le nostre famiglie sono chi corre a destra, chi corre a sinistra, chi si fa, insomma, esce, chi mangia prima, chi mangia dopo. A volte ci sono le, come si dice, le gli incontri, le incomprensioni, gli incontri. Ma dappertutto ci sono le incomprensioni, alle volte perciò ci si mette poi attorno ad una tavola bandita di squisitezze, prelibatezze, e si discute. Infatti si discute, perché giustamente si sta bene insieme, è bello, perché mangiare unisce. Quindi in questo caso qua che cosa facciamo? Noi prendiamo la pasta e buttiamo le tagliatelle, recuperiamo quella che abbiamo usato l'altro giorno, che erano un po' molte, quindi buttiamo un po' di tagliatelle, le mettiamo all'interno. Quindi mentre loro cuociono, noi facciamo un'altra cosa. Cosa facciamo? Noi facciamo una cosa molto semplice. Bellotti. Guarda, è piaciuto questo. Bellotti Ingrosso Casalinghi, articoli da regalo. Via Ferrante Imparato 35, San Giovanni a Teduccio. Visita il nostro sito www.bellotticasalinghi.com. Seguici su Facebook Bellotti Casalinghi. Bellotti Casalinghi. Solo qualità. Distributore del marchio Beca. 1, 2, 3, 4, 5 passaggi che abbiamo visto adesso preparare dal nostro. Ma anche inglese, però sono in macchina. 1, 2, 3, 4, 5
e poi basta, perché poi ti stai burlando di me oggi, Giuseppe. Dai, forza, one, two, three. Adesso aggiungiamo le vongole. Vuoi ridire i cinque passaggi che stavo dicendo e mi hai interrotto anche i bambini sanno l'inglese. Ah, infatti è... tu sei più grande del bambino, ti sei fermato all'elementare e non sei andato avanti. No, bene, difendete, io scherzo, quindi tu sei una persona colta. No, ma che c'entra, tu ti burli di me, non vuol dire niente la cultura. Sì, che noi giochiamo è un conto, sai, io non mi burlo mai di te. Dai, cinque passaggi abbiamo detto. Passaggi, numero uno ci vuole la pentola, numero due ci vuole l'olio, numero tre ci vuole l'aglio, numero quattro ci vogliono i carciofi, numero cinque i gamberetti, adesso numero sei ci vogliono le vongole, numero sette i pomodorini. No, il sei era il vino, quindi ho sbagliato a contare. C'era il sei, il vino, quindi ho detto il six, e poi c'è il seven, che sarebbe il sette italiano. Ovvero i quindi schiacciamo i pomodorini, e poi c'è l'eight, che sarebbe l'otto italiano. E sta facendo vedere che le sa contare anche inglese. Non quindi, mi chiedete il numero mesi, è arrivata eight, poi ci vanno 9 o 10 11 12, andiamo avanti. Non chiamate per interrogarmi, mi raccomando. Andiamo avanti. C'è posto in galleria. Va bene, però, okay. Però allora, sta venendo fuori un buon sapore, un buon sughetto. Un profumo, che è la fine del mondo, dici la verità. Con i numeretti vi abbiamo detto quindi tutti gli step da fare per preparare questa ricetta, la dovete preparare voi, questa è una ricetta davvero estiva, va bene in questo periodo. Le vongole già si sono aperte, subito. Ed è veloce. Adesso prendiamo un pochettino di acqua di cottura amidata, ok. La scelta della pasta di Chef Ferrara è una pasta fresca, io ho consigliato le tagliatelle, però lui aveva chiesto le pappardelle. Perché le pappardelle? Perché ti arrabbi come si arrabbiano le mamme quando non portiamo a casa il prodotto scelto? Sono più spesse, quindi le pappardelle sono più spesse, me ne ho un altro piatto che non ne ho, che devo ritirare le mie vongole che si sono aperte, altrimenti si seccano. Ah, quindi, quando vanno ritirate, certo. Così le vongole? Dipende, si asciugano, no? Quindi se devi saltare anche la pasta, dopo gliela andiamo ad aggiungere. Ah. Devi pensare che c'è quella che si apre prima, altrimenti vedi questa cosa che sta... Quelle aperte si tolgono? Si tolgono subito quelle aperte, perché in modo che non si seccano, cioè... Non lo sapevo questa cosa, mai oggi. Per questo motivo qui faccio chef e tu fai la presentatrice. Voi lo sapevate? Dobbiamo invertire i ruoli. Voi lo sapevate che vanno ritirate subito? Vanno ritirate in modo che perlomeno abbiamo la possibilità di poterle far saltare. Un po' di casino. Ste mensole qua sotto, sono sempre più independenti, non si capisce niente. Sono queste mensole perché proprio... qua si mangia. Nel post diretta noi mangiamo sempre. Quindi adesso ritiriamo le tagliatelle, eccole qua, le andiamo a riporre all'interno della pentola. Quindi ultima cottura proprio con le tagliatelle. Proprio ritirando leggermente un po' più al dente e iniziamo a farle cuocere nel sughetto che noi abbiamo preparato di carciofi, gamberi e le vongole, ok? Ok. Ti piace così? Facile questa ricetta proprio, da preparare, ve l'abbiamo fatta vedere. Inizia a fare quel sughetto, quella vellutata, sempre belli colorati i piatti, perché sono importanti la colorazione del piatto, perché dà sempre quella sensazione di benessere e il piacere di mangiarlo con fame, con appetito. Quando un piatto... un piatto com'è? Sfatto, è sfatto, cioè quando c'è gli ingredienti, tu metti tutti insieme, cuoci, metti sopra, scuoti la pasta, metti sopra, porti a tavola. Ma che fa così? Non lo so, un sacco di gente fa così, quindi... Però noi vi stiamo propinando proprio delle ricette facili da preparare, il tempo avete visto è proprio minimo, gli ingredienti che utilizziamo sono gli ingredienti di MD, perché sono ingredienti buoni, convenienti, sempre in offerta, hanno un prezzo piccolo, vi auguriamo una buona spesa da MD, ma soprattutto sono ingredienti da ben amalgamare fra loro e lo chef di Isidora Ferrara vi consiglia come utilizzare al meglio e come al meglio in pochissimo soprattutto tempo preparare le ricette le per nostre ricette insieme sono le ricette basta poco che ci vuole, sai benissimo, quindi appunto, l'ha detto lo chef Ferrara, è basta poco che ci vuole, quindi cucinate sempre con gli ingredienti di MD, fotografate e postateli sulla nostra pagina di Facebook Mattina 9 tutti i giorni, noi siamo qui a farvi compagnia intorno alle ore 13 nello spazio di Cucinando con MD, entrare nelle vostre case è sempre un grande piacere, ci riempie davvero piacere per d'affetto noi. E soprattutto
grazie anche ai vostri numerosi messaggi, messaggi che ci inviate sia sulla nostra pagina di Facebook Mattina 9, ma anche quelli che inviate al nostro chef di Mattina 9, lo chef Isidoro Ferrara. Altra squisitezza oggi preparata per voi, queste fettuccine, queste tagliatelle, ma dovevano essere pappardelle, e Mario ha sbagliato, pappardelle con bombole, gamberetti e carciofi. Non si deve buttare niente in cucina, quindi ce l'avevamo, queste qua le abbiamo fatte ed è un piacere farle. E chi ha oggi secondo voi la prerogativa di assaggiare per prima questa gustosa pietanza? Chi è che ce l'ha? Non è la signora Anna? No, non è la signora Giuseppina? No. Non è la signora Rosaria? No. Non è la signora Stella? No. Non è il signor Pasquale? Non è il signor Alessandro? Non è Teresa? Non è Francesco? Chi è? Io, Mario. Guarda, a caso si erano sbagliato tutti quanti, non l'avevano capito. E il piatto è pronto, buon appetito. Posso provare? A tutti quanti sicuramente, vieni qui. Okay. Oggi la campana suona bene per te. Ecco, ti piace. Aspetta, fammi assaggiare. Col gamberetto. Oddio. Grazie. Ci vediamo fra poco per i saluti.